Oggi inauguriamo, dopo la ristrutturazione, un'opera strategica di collegamento non solo tra Marche e Umbria, ma per il centro Italia. Poniamo con forza, lo abbiamo fatto sin dal nostro insediamento, la Giunta regionale delle Marche, ma in sinergia con la Giunta regionale dell'Umbria, oggi anche con il Lazio, con i quali parliamo lo stesso linguaggio e utilizziamo lo stesso gergo, il grande tema della Terza Italia. L'Italia centrale, che è una catena di collegamento, una cinghia di trasmissione, non solo tra l'Italia del Nord e l'Italia del Sud, ma soprattutto tra i due mari, il Mar Adriatico e il Mar Tirrenico, e il Mar Tirreno, che rappresenta un asse di collegamento strategico tra l'Est Europa e la parte occidentale del nostro continente con la penisola iberica. Quindi le Marche, l'Umbria e il Lazio rappresentano uno strumento per collegare tutta l'Unione Europea con un corridoio diagonale che parta dal Mar Tirreno, ma addirittura dai Balcani, per arrivare al corridoio atlantico che appunto attraversa la Spagna e il Portogallo. È fondamentale che l'Italia di mezzo, quest'Italia al centro, Umbria, Marche, Toscana, Lazio e Abruzzo, facciano squadra, perché altrimenti i finanziamenti vanno tutti al sud, perché è il sud, al nord, perché li merita, e noi stiamo a guardare. A me non piace questa logica, ma con le Marche stiamo lavorando alla grande per ottenere questi risultati. Era un'opera necessaria e indispensabile dal punto di vista della sicurezza. Che lavori sono stati realizzati nei tempi stabiliti, anzi anticipando anche qualche cosa, e quindi va fatto un plauso non solo ad ANAS ma anche alle imprese che hanno lavorato per la realizzazione di quest'opera. È nato tutto da una collaborazione tra la Confcommercio di Gubbio e la Confcommercio di Pesorubino. Il fatto di aver saputo avvicinare l'ANAS Umbria con l'ANAS Marche, la regione Umbria con la regione Marche, la dirigenza nazionale dell'ANAS, per consentire l'esecuzione dei lavori in tempi rapidissimi. Inizialmente non erano questi i tempi e quindi c'era forte preoccupazione da parte delle nostre imprese per i danni economici che queste avrebbero dovuto subire. Questa è una giornata di soddisfazione piena, ma si è creata anche un'opportunità che abbiamo intenzione di cavalcare, e insieme ai colleghi di Confcommercio Marche Nord abbiamo intenzione di aiutare le nostre imprese con dei progetti di valorizzazione del territorio, coinvolgendoli in quella che è una promozione del territorio in senso lato, 360 gradi Umbra Marche.